Sì, grazie. Allora, Ministro, abbiamo sentito delle parole un po', se posso definire, sempre con rispetto istituzionale, ridicole, perché dire volutamente abbiamo messo alcune analisi più approfondite nella bozza dell'accordo di partenariato, cioè, mi sembra che era insomma, sono delle parole che non possono uscire da un rappresentante del governo. Ma volete investire in TAV, in alta velocità, o volete investire nelle linee di collegamento, per esempio, fra Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, tutte regioni che sono assolutamente isolate dal mondo? Vorrei sottolineare, perché qui c'è un problema anche di interpretazione di quello che ho detto, l'onorevole Nesci ha interpretato, forse io mi sono spiegato male. Io non ho voluto minimizzare le osservazioni della Commissione, ho voluto, queste non sono osservazioni politiche, sono fatte da quattro dirigenti. Sono fatti dalla Commissione, quindi vorrei sottolineare questo aspetto. Sono osservazioni, diciamo, tra virgolette, tecniche. Il commissario Hahn mi ha scritto poche ore dopo il ricepimento delle osservazioni e mi ha tornato a scrivere dicendomi che lui difendeva la struttura, come valutazione politica, dell'attuale accordo di partenariato. Allora, è finita. Signori, è finita. O cominciamo a diventare politici, giornalisti di noi stessi, o non ci rappresenta più nessuno.